Oggi con questo video vi spiego come collegare un piano di cottura a induzione a quattro fili. Questo è il cavo di alimentazione che arriva direttamente dal piano di cottura a induzione. Prima di iniziare è importante sapere che grazie alle nuove tecnologie i piani di cottura a induzione di nuova generazione non necessitano del filo di terra, che sarebbe questo qui, quello giallo e verde. Quindi dovremo collegare solo questi quattro fili, che in genere questi due fili, quindi quello grigio e blu, troviamo già accoppiati insieme, più o meno così. Un'altra cosa importante da sapere è che il piano di cottura a induzione può essere collegato in diversi modi, in base alla portata di kilowatt dell'impianto a cui è collegato. Quindi se per quanto riguarda il vostro impianto elettrico non avete mai fatto contratti per aumentare la portata dei kilowatt del vostro impianto, sicuramente avrete un contratto e quindi un impianto standard da 3 kW. Questo vi darà la possibilità di poter collegare il piano di cottura a induzione a una presa elettrica direttamente tramite dei morsetti. Sempre a una presa elettrica utilizzando una spina, e se questa fosse troppo lontana dal piano di cottura, potete utilizzare anche una prolunga. Diversamente da quanto detto, se avete fatto un contratto con il vostro fornitore per aumentare la portata dei kilowatt, la spina e la presa non potete assolutamente utilizzarli perché si surriscalderanno, creando un rischio di incendio, con il rischio anche di danneggiare le schede elettriche del piano di cottura a induzione. Quindi adesso vediamo come collegare il piano di cottura a induzione nei vari metodi che vi ho elencato prima. Per iniziare, colleghiamo il piano di cottura a induzione a una presa elettrica con un collegamento diretto tramite morsetti. Io per comodità, visto che sto girando un video e mi serve un po' di luce, utilizzerò questa presa elettrica. Voi ovviamente potete utilizzare una presa elettrica che si trova sotto al piano di cottura, magari dietro il forno o dietro la lavastoviglie, o in qualsiasi altro punto. Iniziamo facendo un collegamento diretto che va bene per tutti i tipi di impianti, da 3 kW o di portata superiore. Adesso cerchiamo un piccolo foro attorno alla mascherina, in questo caso è qui, e con un cacciavite a taglio lo inseriamo nel foro e facciamo leva. Adesso con un cacciavite a croce svitiamo queste due viti ed estraiamo la presa. Come possiamo vedere, qui abbiamo il cablaggio che ci serve per alimentare il piano di cottura. Andremo ad utilizzare solo il filo blu e quello grigio. In genere ne trovate sempre uno blu e un altro grigio, marrone o nero. In questo caso ne abbiamo uno blu e uno grigio. Quello di terra non lo utilizzeremo perché, appunto, come dicevo prima, i nuovi piani di cottura non necessitano della terra. Stacchiamo la corrente per lavorare in sicurezza. Dopo aver tirato giù la corrente, possiamo scollegare il cablaggio dalla presa elettrica, quindi svitiamo le viti. Ora ci dobbiamo procurare questi morsetti che, se volete acquistare su Amazon, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento. In questo caso ce ne servono due. Li allentiamo, così ci sarà più comodo inserire i fili. Adesso dobbiamo collegare tramite morsetti questi due fili che sono già accoppiati con quello azzurro. E questi due, marrone e nero, li accoppiamo insieme e li colleghiamo insieme a quello grigio. In questo caso è grigio, ma ripeto, potrebbe anche essere o marrone o nero.
Controlliamo che i fili siano ben attaccati tirandoli uno alla volta. E la terra possiamo nasconderla così. Volendo, prima di collegare i morsetti, potete anche inserire la mascherina nel cavo per rimetterla dopo, per nascondere i morsetti all'interno e mantenere tutto un po' più ordinato. In questo modo qui. Secondo metodo di collegamento è quello utilizzando una prolunga, che può essere utilizzato sia per gli impianti da 3 kW che quelli di portata superiore. E andremo a collegare il filo blu della prolunga con quello blu dell'impianto, sempre tramite il morsetto, e il filo marrone con questo grigio. E lo colleghiamo sempre tramite il morsetto. Quello di terra non andrà utilizzato. Nell'altra estremità della prolunga, che ricordo può essere lunga quanto basta alle vostre necessità, andremo a collegare, senza utilizzare la terra, il filo marrone con quello nero e marrone, sempre tramite il morsetto, e il filo blu con quello grigio e blu. Sempre tramite il morsetto. È molto importante sapere che il cavo di prolunga deve essere abbastanza spesso. Faccio un esempio: il filo elettrico blu del cavo di prolunga è spesso tanto quanto il filo blu e grigio messi insieme del cavo di alimentazione del piano di cottura e induzione. Adesso vediamo come fare un collegamento tramite una spina sciuco, che volendo potete prolungare con una presa sciuco. Quindi qui abbiamo una presa sciuco femmina e qui una spina sciuco. Quindi svitiamo la vite centrale. Se dovete utilizzare un asciuco, vi consiglio di acquistare questa, che è di ottima qualità. La trovate su Amazon, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento. Quindi inseriamo il cavo di alimentazione del piano di cottura e induzione in questo foro. Accoppiamo per bene i fili, quindi il marrone con il nero. E il grigio con il blu. Allentiamo queste viti. Una delle due la svitiamo completamente. Allentiamo per bene anche queste viti, senza svitarle completamente, in modo da liberare tutto il foro che c'è all'interno. Questa qui è la terra e non la utilizziamo. Adesso semplicemente inseriamo un cavetto da una parte e stringiamo. E l'altro cavetto nell'altra estremità. E stringiamo. Controlliamo tirando i fili uno per uno che siano ben attaccati. Dopodiché blocchiamo il cavo in questo modo qui. E avvitiamo. Adesso inseriamo questa parte della spina all'interno. E avvitiamo. Ok, la nostra spina è pronta. Possiamo inserirla in una presa o possiamo inserirla in una presa volante collegata a una prolunga. Un'ultima cosa prima di concludere, se avete intenzione di utilizzare una spina semplice anziché un asciuco, fate molta attenzione perché deve essere da 16 A e non inferiore.
perché quelle inferiori potrebbero surriscaldarsi e incendiarsi. Ti sono stato utile? Fammelo sapere scrivendo un commento qui sotto. Grazie, ciao ciao!